Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovissimo video. In questo video andremo a fare un appunto apertura di cose di edicola più un c'è posta per Nese perché mi è arrivato un pacchettino. Allora, quindi io direi di iniziare dalle cose in edicola che passerò molto velocemente e poi andiamo a vedere cosa c'è nel pacchetto. Ecco qua la prima cosa che andiamo a vedere, questa è un'uscita che c'è ora in edicola, è appunto il DVD di Wonder Woman con panorama e il prezzo è di 15,90. E niente, ora andiamo a vedere un po' com'è il DVD. Eccolo qua. Allora, questa è la copertina, come il poster, insomma, del film. E queste sono alcune delle scene del film. Molto bello, tra l'altro, se non l'avete visto, è molto divertente. E poi dentro è fatto così, semplice, con il logo di Wonder Woman e appunto sempre il poster. Quindi, abbiamo come primo oggetto che ho trovato in edicola questo. Poi, secondo oggetto da edicola è questo, il prezzo lo vedete lì. È la seconda uscita appunto con Eva Kent. La prima ovviamente c'era Diabolik e ho voluto prendere appunto la statuina di Eva Kent, che è un altro dei cosplay che vorrei fare. E niente, questa è un po' tutta la presentazione. Ora lo andremo poi a togliere il cartone così ve lo faccio vedere meglio. E qua vabbè era un po' rotto. E appunto questa era la prima uscita, questa è lei, l'avrei preferita in versione normale, tipo tutta nera come lui, ma l'hanno fatta col vestito, insomma. Terza uscita c'è Ginko. E niente, questa è più o meno la presentazione. Allora, ecco qua il Deblian, diciamo la non so come dirlo, il fascicolo, e ha anche le spillette, come vedete, in fuori perché possono essere inserite nei quaderni ad anelli, così una volta che avete tutti i personaggi potete fare la raccolta completa. E qua ci sono varie informazioni, c'è la figure, c'è un mini fumetto, sì, ok, che lo leggerò, molto carina come idea. E poi ce ne sono un po' di notizie su di lei, giustamente. Eccola qua. Qua c'è lei disegnata come sta nella figure. E qua c'è la prossima uscita. Anche perché se non lo sapete, io leggo un sacco di fumetti, ora un po' meno perché non ho molto tempo, ma prima leggevo tantissimi fumetti, tra cui appunto Diabolik, anche se leggevo di più Dylan Dog, infatti ho anche la figure di Dylan Dog. E niente, questa è la figure, questa è la scatola molto carina. Anche da esposizione, il problema qui è che sia un po' accartocciata perché in edicola ovviamente non è che le tengono benissimo, ma comunque non penso di tenerla in scatola. Infatti si può tranquillamente togliere da qua. E ecco la figure. Questo è consigliato da un'età superiore ai 14 anni. Non so perché, forse perché è pesante, è tipo in metallo, sembra. E niente, ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Allora, come vedete è fatta molto bene. La faccia forse è leggerissimamente poco somigliante al personaggio, però comunque è dipinta molto bene in ogni caso. Credo siano dipinte a mano. Questo è il vestito, la collana, il bracciale, quindi i dettagli sono molto, molto fatti bene. Ci sono le scarpe. E qua c'è scritto appunto Eva Kent. E qua è il, non so, il numero, credo. Questo è appunto scritto Diabolik. Vabbè. Molto carina comunque, mi piace, sicuramente la metterò sulla mia scrivania. Sotto è velluto, cioè velluto, insomma, è stoffa, quindi non va a rigare le varie superfici. Questa è una buona cosa, è molto curata nei dettagli, quindi insomma, vale il prezzo, ecco. Andiamo alla terza cosa da edicola. Ecco qui la terza cosa da edicola, che è questo, è il fidget flip o fidget stick, come volete chiamarlo. Questa è della Shocky Benz. Ci sono tutti questi nuovi colori, questi sono i fluo e questi sono i glitterati. Io ho preso il rosa glitterato e niente, poi ci sono questi tre. E niente, questo era quello che mi piaceva di più. Allora, il costo è un po' elevato, mi pare sui 5 euro, forse 6, non mi ricordo, troppo. Che comunque è un pezzo di plastica con due pesetti, niente di più. Però vabbè, lo volevo e quindi l'ho preso lo stesso. Quindi insomma, se li volete li trovate in edicola. Eccolo qua.
Come, insomma, come cosa è molto carina, come antistress è molto carino, però il prezzo è un pochino alto. Non so, ecco, ditemi se preferite i fidget spinner o i fidget stick. Però, ecco, questo è il fidget stick. Credo prenderò solo questo, ovviamente non è che ne prenderò altri. Mentre i fidget spinner uno ci si sbizzarrisce di più anche col design. Però questo è molto carino, glitterato rosa, quindi mi piaceva. Ora lo provo un attimo. Ok, ci provo, eh. Ok, eccolo, più o meno funziona così. Basta che, insomma, lo spingete giù così e va da solo. E, è molto carino perché, vabbè, potete fare anche così. È un antistress, ovviamente. E, in pratica, credo sia sull'ottica dei fagioli che saltano, insomma, quelli messicani, tipo. Da piccola c'erano dei mini fagiolini con dentro una sfera di metallo che si spostava e quindi se tu li facevi appunto questa diciamo manovra qua, quindi li ribalti, saltano, diciamo, si spostano come fa questo. Questo ha due pesi, uno qua e uno qua, e quindi quando gli date una minima pressione va da solo. Poi torna anche indietro, però adesso non riesco a farvelo vedere, fa tipo così e poi ritorna indietro automaticamente. Comunque ci vuole un po' di allenamento e una buona superficie spaziosa che in questo momento non ho qui sulla scrivania. E niente, è molto carino, ci passerò un po' di tempo, un po' di stress. Ora andiamo al pacchetto. Eccoci qua. Allora, questo è un pacchettino, non sapevo assolutamente di che si trattava, quindi intanto l'avevo sbirciato perché non sapevo chi me l'avesse mandato. Mi ero completamente dimenticata che diversi mesi fa una ragazza mi aveva contattato per dirmi se poteva mandarmi delle cose che vendeva sul suo shop, sulla sua pagina, insomma. E io ho detto, certo, mandamele. Insomma, sono molto contenta, insomma, della, diciamo, tra virgolette, collaborazione. E quindi e niente, me l'ha mandata ora e quindi ora vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Tanto ho visto che c'è anche il bigliettino del suo shop. Allora, c'è un bigliettino qua che è carinissimo, tra l'altro, perché c'è anche il braccialettino con scritto Nese Time e questo lo adoro. Infatti me lo metto tipo subito. Scusate la voce, ma ancora sto un po' influenzata. E sta passando piano piano, però insomma, ce l'ho da tipo 15 giorni. E niente, questo è carinissimo e quindi intanto ti ringrazio se stai guardando questo video, poi te lo linko. E niente, è molto molto carina e hai avuto un pensiero veramente gentile a farmi questo braccialettino, quindi dopo me lo metto, è molto carino. E qua c'è appunto il suo bigliettino. Eccolo, Showtime Gadget con il boccino e anche un pugnale, credo di No, forse sì, dello Hobbit, non so. Qua c'è il bigliettino dello Hobbit che è stupendo. Eccolo qua. Dietro c'è uno spoiler, quindi non lo vediamo. Allora, vediamo un po' che cosa c'è qua. C'è una bustina con un orsetto con scritto Love. Tolgo un attimo da parte la busta. Pacchetto, insomma. Che vediamo. Allora, ci sono un deco tape. Diciamo, come si dice, quelli paper, ora non mi viene il termine, washi tape a pois, carinissimo. Poi glitter per le creazioni, adesso tiriamo il fuori tutti insieme. Ok, abbiamo, ecco, ancora glitter, carinissimi, stelline, glitter rossi e stelline rosa. Poi abbiamo degli sticker da usare nella resina o pacchetti così, carinissimi tra l'altro con questi orsetti animali di pezza. Poi abbiamo appunto i due washi che sono uno rosa e uno viola, molto carini, tra l'altro i miei colori preferiti. E poi abbiamo delle cane, carino questo qua con il cuore tutto arcobaleno, carinissimo. Abbiamo queste cane nella bustina. Poi andiamo avanti, prendiamo altre cose che ci sono qui dentro. Che carina! Guardate, allora è una collana di trilli con un piccolo Swarovski qua,
che è carinissima tra l'altro, questa sicuramente me la metto, e dietro è una catenella così. Allora, qua ci sono i suoi contatti, quindi aspettate che ve li faccio vedere. Dovrebbero stare anche qua in teoria. Sì, eccoli qua. Quindi questi sono i suoi contatti, quindi potete seguirla qua. Eccoli qua. E questa è carinissima, cioè l'adoro. È fatta veramente bene, è molto carino il vestito e lo Swarovski. Quindi grazie, questo è stupendo. E poi c'è un'altra bustina. Allora, questa bustina, vediamo cosa c'è dentro, sembra morbida. Ah, ok, ci sono le sue creazioni. Che carine! Allora, andiamo ad aprirla. Eccoci qua. Allora, quante creazioni! Allora, qui abbiamo una gemma e abbiamo una mini giraffa tutta glitterata. Sailor Moon, carino, questo non ce l'ho, questa forma. Purtroppo non ho la gomma siliconica, sennò ci avrei fatto uno stampino. Carinissima comunque. Poi questo sembrerebbe dalle righe qua, che provenga da quegli stampi in plastica, quindi molto molto carino. Poi abbiamo un mini omino con una nota musicale, molto carino. Poi abbiamo una Alice, che avevo come stampo, è molto carino questo stampo qui, questo lo userò. E abbiamo questa che è fantastica, è una Pokéball che non avevo. Tiriamola fuori e vediamo com'è. Questa è stupenda, questa veramente bella. Purtroppo appunto non ho la gomma silicone per farci uno stampo, se no l'avrei fatto. Però me la tengo, mettiamo che in futuro ce l'ho, ci faccio un bello stampo. Ti ringrazio perché è stupenda. Mi verrebbe un'idea di riempire queste parti con tipo dei Pokémon, così sembra che stiano all'interno della Pokéball. E appena insomma potrò farci lo stampo lo farò. È veramente fantastica, quindi ti ringrazio tantissimo, questa è stupenda. Grazie mille veramente, sei stata gentilissima, hai avuto un pensiero davvero 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 carino. E niente, quindi insomma seguitela sui suoi social e eccoli qua. E ti ringrazio molto e ti linko il video appena lo posterò. Quindi queste sono tutte le cose di oggi. Ecco anche il fidget stick. E sono tutte veramente stupende. Fatemi sapere qual è la vostra preferita. Io ringrazio tantissimo ancora la ragazza che mi ha mandato questo pacchettino adorabile. E adoro un sacco proprio tantissimo la collana, il bracciale e la Pokéball. Cioè, fantastici. Fatemi sapere che ne pensate dei fidget stick, fatemi sapere della figure e se avete visto Wonder Woman. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando partecipate al giveaway, LOL che è ancora aperto. Vi mando un grosso bacione e un salutone, ci vediamo al prossimo video e niente, presto in teoria dovrebbe arrivare anche un altro giveaway di snack giapponesi, quindi restate sintonizzati. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao!